Ciao Luca. Ciao. Allora, Asterion arriva anche a Modena e ci porta innanzitutto Riven Dragon. Vuoi dirmi qualcosa? Riven Dragon, gioco per famiglie, filler per gamer, possiamo indirizzarlo in questa categoria, livello di difficoltà pari a Takenoko, Tokaido, molto divertente, un po' di bluff, a noi piace molto. Molto rapido il gioco, si gioca da 2 a 6, componenti straordinari come sempre, cerchiamo di tenere alto il livello grafico di tutti i giochi che produciamo. E cos'altro avete portato di interessante? Beh, Specie Dominanti, che è un gioco invece diciamo dalla parte opposta della scala, quindi per ultra hyper gamer, gioco da 3 ore, fantastico, personalmente uno dei giochi che preferisco. Sul gioco in particolare si può dire che è un... difficile dare delle definizioni corrette, c'è da sopravvivere nel gioco e c'è una scelta di azione che comporta tutta una conseguenza a cascata. Il gioco non è difficilissimo, è molto articolato, si gioca una partita su 3 ore estremamente divertenti, i calcolatori elettronici si divertono tantissimo, salvo fondersi il cervello probabilmente. E per quanto riguarda il gioco di ruolo? Abbiamo portato il Tomo dei Morti, su cui però è meglio interrogare gli autori che sono presenti allo stand. Magari facciamo due chiacchiere. Sì, dopo. Sì, anche perché potrebbe essere molto interessante. Ciao. 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 E voi chi siete? Chi siamo? Leonardo è lui. Ah, sono io? Sì. E Matteo è lui. Ciao. Siamo gli autori di Sinerebbe. Ah, ne ho sentito parlare, è un gioco di ruolo, giusto? Ebbene sì, sembrerebbe di sì. Pare, no? Sì. Parrebbe. Parrebbe sì, ha avuto anche un discreto successo, lo sbaglio? Un pochino. Un pochino proprio. Sì. Oh. E insomma, siete arrivati qui a Modena presentando un nuovo manuale, tra l'altro. Come ogni volta. Che so che ha a che fare, vediamo. Beh, la copertina c'è anche tante, ve lo dico. Il retro. E qui si parla di morti, Tomo dei morti. Che cosa c'è di bello in questo manuale? Si parla di morti, in Sinerebbe ultimamente ci avevamo occupato molto di luoghi e adesso siamo tornati a parlare dei veri protagonisti, diciamo, dell'ambientazione, che sono i morti. Questo è il volume 1, descrive a partire dai non risvegliati fino agli Aatrox. Chi segue Sinerebbe sa che parliamo dei morti più comuni nel mondo di Sinerebbe, ci sono testimonianze, racconti, nuove verità e cose finora poco conosciute nel mondo di Sinerebbe. Come sempre, statistiche per giocarci, disegni fighi. Vediamo. Sì, fighi. E come sempre nel nostro gioco, parte narrativa in primo piano rispetto alla parte regolistica, che è relegata nella parte finale, in modo che tutto quello che viene letto qui possa essere giocato direttamente. E fare, non so, vuoi dirmi qualcosa per il futuro? Che cosa ci portate domani? Ma un accenno che posso dire è sulla organizzazione degli Asterion Gaming Days, che praticamente è la festa di Asterion, che si terrà a settembre a Zola Predosa, nell'albergo dove viene fatta la GOPCON. Sono 2 giorni dedicati ai gamer per trovarsi e giocare ai giochi Asterion. È una cosa alla quale teniamo moltissimo, ci sarà la finale del torneo nazionale di Twilight Struggle, con in premio un weekend a New York e un weekend a Mosca. E quindi credo che sia il fiore all'occhiello di questa organizzazione. Insomma, speriamo che i gamer vengano e che i nostri affezionati clienti possano presentarsi. Insomma, è un'occasione per stare insieme, condividere l'esperienza e giocare. Grazie mille. Grazie a te.